Ciao, in questo video vi farò vedere il make-up che indosso, ma questo non sarà un semplice tutorial perché infatti proveremo insieme per la prima volta diverse novità make-up, quindi sarà praticamente un video di first impression, diciamo che sarà quasi una full face completa, infatti non è proprio una full face perché mi mancavano alcuni prodotti tra cui la cipria, i prodotti per le sopracciglia, però diciamo che la maggior parte dei prodotti che farò vedere sono prodotti che provo qui con voi oggi per la prima volta, quindi vi darò anche la mia prima impressione a caldo. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di video e se volete vedere altri video di first impression. Come sempre, prima di cominciare con il video vero e proprio, vi ricordo di mettere un bel pollice in su a questo video se vi piace, di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di seguirmi su Instagram, mi trovate come Vanessa Ziletti. Ok, cominciamo. Come vedete sono appunto completamente struccata e direi cominciamo dal primer. Ho due primer qui da farvi vedere, sono entrambi di Smashbox e sono il Photo Finish Oil and Shine Control e il The Original Photo Finish Smooth and Blur, e sicuramente andrò ad utilizzare questo, anche perché tra l'altro è stato il primo prodotto, se non sbaglio, creato da Smashbox, quindi appunto sono curiosissima di provarlo. Contiene vitamina A e estratto di semi d'uva e tè verde. Quello qui tra l'altro è piccolino, anche perché l'ho trovato nella My Little Beauty Box, che è questa box mensile con prodotti Smashbox, MAC, Estée Lauder, e lo applico direttamente con le dita sul viso. Passiamo al fondotinta, anche qui ne ho due, questo è il Full Coverage Studio Skin 24 Hours Foundation ed è di Smashbox. Mi hanno mandato due colori diversi, o meglio quattro colori, però questi due sono le tonalità calde, io ho un sottotono caldo, quindi insomma se trovo il mio colore sarà tra questi due sicuramente, e sono uno il 2.2 e uno il 2.1. proviamo il 2.2, ne metto un po' sul dorso della mano e poi lo applico con questo pennello di Bobbi Brown che è il Full Coverage Face e lo picchietto su tutto il viso. Io porto sempre delle guance perché è la zona in cui si concentrano maggiormente le mie imperfezioni. Quando avevo l'acne appunto era tutto concentrata in questa zona. So che trovare il fondotinta giusto non è semplice, per quanto riguarda il colore vi consiglio sicuramente di partire dal sottotono, quindi ad esempio io ho un sottotono caldo e quindi appunto quando appunto cerco la nuance giusta per me parto sempre guardando quelli che sono i sottotoni. Tra l'altro, parlando di Bobbi Brown, è finalmente arrivato Bobbi Brown in Italia, è finalmente arrivato questo brand che è un brand che mi piace tantissimo. Sono stata all'evento di lancio e alla masterclass che ha fatto Nikki Dearest ed è stata veramente utilissima, è stata illuminante sotto tanti punti di vista e sono proprio contenta, tant'è che mi piacerebbe fare anche altre masterclass, anche perché diversi anni fa ho fatto un corso di make-up della durata di più di un anno e poi mi hanno dato proprio il diploma da make-up artist, quindi diciamo che sono make-up artist nonostante nella quotidianità io non eserciti la professione di make-up artist, anche se in realtà diciamo che per lavoro insomma mi capita di truccare anche altre persone, mi è capitato insomma anche in passato per determinati progetti di truccare anche altre persone. Diciamo che non è corretto dire che non eserciti, in realtà sì, ma comunque ogni giorno non è mai uguale al giorno precedente, quindi ecco, non ho una routine fissa, una routine precisa. Questo per dirvi che dopo quel corso non ho fatto altri corsi o altre masterclass, e fare questa masterclass veramente è una cosa che mi è piaciuta tantissimo e spero appunto di riuscire a farne anche altre in futuro. Volevo dirvi due parole su questo fondotinta, leggo un attimo che cosa c'è scritto. Allora dice 24 ore full coverage, poi oil and shine control anche grazie al caolino, e poi è waterproof. Allora, che cosa dirvi? Sicuramente ha una buona coprenza, come potete vedere avevo diverse imperfezioni, diverse macchie, rossori, brufoletti. Secondo me ha diciamo fatto bene il suo lavoro. Andiamo di illuminante. Questo è un prodotto, anche in questo caso una first impression di Dior, della linea Dior Backstage, ed è il Face and Body Glow, che potete utilizzare quindi sia sul viso che sul corpo, da solo oppure mixato al fondotinta o alla crema viso. Volevo all'inizio mixarlo al fondotinta, però in realtà non l'ho fatto perché volevo darvi la mia vera prima impressione su entrambi i prodotti. Per questo motivo lo applico da solo, anche se in realtà, ripeto, questa tipologia di prodotto mi piace molto mixata al fondotinta. Wow, diciamo che faccio così, vado ad applicare il prodotto direttamente soltanto nelle zone che voglio davvero illuminare e poi sul resto del viso invece semplicemente passo un pochino il pennello sporco di prodotto. Wow, veramente molto 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 bello. Ora, per quanto riguarda il correttore,
Anche in questo caso ho dei nuovi correttori, che non ho mai provato, questi sono di Puro Bio ed è il Sublime Luminous Concealer. Ok, è un correttore molto luminoso, quindi che secondo me funziona bene se volete illuminare la zona del contorno occhi, ma che se avete delle occhiaie molto molto marcate vi consiglio di abbinare anche un altro correttore, quindi per chi ha delle occhiaie veramente molto marcate, io, la cosa migliore è sempre quella di abbinare due correttori, quindi uno più coprente, ad esempio per il mio tono di occhiaia, perché anche lì dovete guardare quello che è il colore della vostra occhiaia. Scelgo sempre un correttore molto aranciato che metto appunto nella zona più scura, e lo abbino poi a un correttore più luminoso che invece metto non solo sull'occhiaia ma anche nella parte alta degli zigomi per appunto illuminare lo sguardo. Passiamo alla cipria, applico la Dior Skin Mineral Nude Matte. Questa non è, la sto utilizzando già da un po', quindi questa non sarà una first impression, ma non avevo nessuna cipria nuova da provare con voi, quindi insomma semplicemente applico questa cipria che sto utilizzando da secondo me un mesetto più o meno. Primer occhi, anche in questo caso non è una first impression. Per quanto riguarda il trucco occhi, vorrei utilizzare la palette della Deep 70s di Diego Dalla Palma, che è la collezione Fall Winter. Allora, se non faccio cadere tutto, volevo far vedere la collezione, ma sto facendo disastri. Comunque, nella collezione ci sono 3 rossetti, 2 matite, una occhi e una labbra, 4 rossetti liquidi matte, una palette occhi, un illuminante e un blush. Utilizzo prima questa matita, che è la numero 55, e poi questa palette che ha questi 4 colori veramente molto belli. Mi piace molto questa collezione, mi ispira molto perché ha queste due tonalità calde che in generale mi piacciono tantissimo e che in particolare mi piacciono per l'autunno, e in più appunto sono tutte tonalità neutre, che sono le tonalità che io preferisco. E fatemi sapere se preferite le palette così, quindi le palette piccoline, quindi i quad, se vi piacciono magari le palette con più colori, se vi piacciono le palette con tantissimi colori, se preferite gli ombretti mono. Facciamo con la matita e inizio applicandola all'attaccatura delle ciglia sia superiori che inferiori. Le matite di Diego Dalla Palma mi piacciono tantissimo perché sono sempre molto morbide e di conseguenza anche facili da sfumare. Wow, bello il colore, mi piace. Non so se applicarla anche sotto, ma sì dai, un pochino l'applico anche sotto le ciglia inferiori, soltanto nella parte più esterna. Passiamo ora alla palette. Con un pennello da sfumatura pulito prendo questo colore, anzi se vi dico i nomi: Frosted Caramel, Naked Peach, Retro Shadow e Satin Brûlé. Proverò ad utilizzarli tutti per questo make up, non mi ricordo più il nome, ok, da Frosted Caramel, e lo applico nella piega, nella parte più esterna di palpebra mobile. Nel frattempo sto applicando questo marrone un pochino più scuro nella parte più esterna e anche nella piega. Prendo ora un pennello a penna e applico sempre gli stessi due ombretti anche sotto. Ho sempre avuto un animo creativo e truccarmi mi ha sempre permesso di concedermi quei minuti al giorno, all'inizio, ovviamente non adesso che il mio lavoro ruota intorno al make-up, però all'inizio per me era proprio un modo per riuscire a esplorare questa mia anima creativa, per riuscire ad avere anche quella mezz'oretta al giorno di creatività. Vado a prendere Retro Shadow. Picchiettate il pennello, rimuovete il prodotto perché guardate quanto fallout fanno questi ombretti. Quindi se c'è un lato negativo è proprio questo, fanno tanto fallout anche se rimuovete il prodotto. Poi però obiettivamente i colori sono belli. Sfumiamo. In realtà ho qui questi altri ombretti di Puro Bio che mi sono appena arrivati. E questo è molto bello. Numero 26. Guardate che bello questo colore. Applicarlo con le dita. Soltanto al centro della palpebra. Allora, mi servono due colori che in realtà non ho, quindi prendo dalla Naked Honey alcuni colori. Un mix di due colori più chiari. E li applico come punto luce, sia nell'angolo interno che sotto l'arcata sopraccigliare. Tra l'altro la masterclass di Nikki, di cui vi parlavo prima, mi è piaciuta tantissimo perché anche lei è una grande fan dei trucchi estremamente naturali, quindi non semplici, non banali, quindi mi sono appunto ritrovata in tante cose che anche lei diceva. E ora prendo Sting, che è il colore più scuro. Ci raccontava alla masterclass che uno dei suoi trucchi per dare un po' di freschezza al viso dopo magari una lunga giornata è semplicemente quello di prendere la crema contorno occhi,
di Bobbi Brown e di applicarla sopra il make-up, nella zona del contorno occhi, nella parte alta degli zigomi. In questo modo riuscite subito appunto ad ottenere un po' di freschezza, date subito un po' di freschezza al viso, quindi è un modo per avere appunto un effetto glowy molto, molto naturale, che è una cosa che in realtà io già facevo. Una cosa invece che non facevo riguarda l'illuminante e ne parliamo. Passo alle sopracciglia, non ho nuovi prodotti da utilizzare, sapete quanto io amo i prodotti Benefit per sopracciglia, quindi vado a fare le sopracciglia con il Brow Bar, sì il Brow Bar, buonanotte, con il Gimme Brow e la Precisely, e ci vediamo tra un attimo. A proposito di Brow Bar, vado sempre tutti i mesi al Brow Bar a farle e adesso è un po' che non vado, infatti si vede che sono un po' in disordine. Ok, eccomi qua, ho fatto le sopracciglia e le ho fatte leggermente più folte del solito. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ho messo anche l'eyeliner, questo è il roller liner di Benefit e non ve l'ho fatto vedere anche perché anche in questo caso non si tratta di una first impression. Ora, volevo creare un punto luce nell'angolo interno e per farlo utilizzerò questo illuminante di Douglas, che è il numero 2 Luxurious Gold. Tra l'altro, quando illuminate l'angolo interno andate anche sempre un pochino verso l'esterno, quindi non state proprio solo qui, andate verso il naso perché di profilo poi farà un bellissimo effetto. Questa è una cosa che ho imparato anni fa, me l'aveva detta Ryan Tolomei, ed è una cosa appunto che poi, se non sbaglio, ha ridetto anche Nikki alla sua masterclass. Passiamo al mascara, anzi no, prima pieghiamo le ciglia. Utilizzo questo piegaciglia di Dior, anche questo è nuovo ed è un passaggio che secondo me fa veramente la differenza, perché piegando le ciglia aprite lo sguardo, il vostro sguardo risulterà anche più fresco, molto più riposato, potete enfatizzare bene l'occhio, quindi veramente secondo me fa la differenza. Passiamo ora al mascara, io sono emozionatissima, tra un attimo capirete perché, sono emozionatissima e sono anche molto felice sia di provare questo prodotto sia anche di farvelo vedere, quindi di provarlo con voi, perché proveremo insieme 3, 2, o si era già visto, forse si era già visto, comunque 3, 2, 1, ta-dan! Il nuovo mascara di Adriana. Sono, ripeto, troppo contenta, troppo emozionata e felice per lei. Complimenti Adriana, te lo meriti, anche perché so quanto hai lavorato questo prodotto, so quanto impegno ci hai messo, quindi insomma sono veramente contenta finalmente di averlo e vi lascerò poi anche il link sotto nell'info box, in realtà non solo al mascara ma a tutti i prodotti, come sempre lo sapete. È un mascara, come vedete, che è composto in due step, che Adriana ha realizzato con Cosmify, ed è composto dal primo step che è il primer e dal secondo step che è il mascara vero e proprio. Secondo me è veramente una bella idea, anche perché in realtà io utilizzo sempre il primer, o comunque se non sempre, diciamo il 99% delle volte lo utilizzo quasi sempre, anche perché trovo che faccia la differenza. Ho diversi primer che mi piacciono, in particolare mi piace molto il primer di Dior, di Marc Jacobs, di Benefit. Praticamente questo prodotto viene venduto insieme a questo specchietto e l'ho trovata un'idea veramente molto bella, anche perché uno specchietto è sempre utile, si sa, e anche da mettere in borsata. Tra l'altro questo è di una buona dimensione perché non è né troppo grande né troppo piccolo, e questo set si chiama All Eyes on Me Adriana Spink. Tra l'altro il pack trovo che rispecchi tantissimo Adriana, anche perché ha usato il bianco, il nero, che sono appunto i colori che più la contraddistinguono. Il primer è marrone, come potete vedere, non è bianco. Lo scovolino mi piace, anche perché è in silicone e mi piacciono tantissimo gli scovolini in silicone. Ho fatto un periodo di usare solamente mascara con scovolini in silicone. In realtà poi utilizzo un po' di tutto. Passiamo al mascara vero e proprio. Mi piace che abbia questa puntina piccolina, perché riesce a prendere bene le ciglia. La formula mi piace molto, non è né troppo liquida né troppo secca. Secondo me è liquida al punto giusto. Quando applicate il mascara, un altro consiglio che vi vorrei dare è non usatelo in un solo modo, ma provate a usarlo in più modi, quindi usate lo scovolino per intero, usate la punta, giratelo, passate l'attaccatura, poi passate le ciglia, quindi provate a lavorare bene il prodotto. Questo è l'effetto del mascara e mi piace molto, come vedete è molto nero, definisce bene le ciglia e poi soprattutto le sento leggere, quindi non le sento assolutamente appesantite. Vediamo il make-up con l'illuminante e il blush. Come blush utilizzo questo, che fa parte sempre della collezione invernale di Diego Dalla Palma. Questo blush veramente bellissimo, dà questo effetto alla pelle di pelle sana,
è molto luminoso, io adoro i blush luminosi. Metterò infatti anche un pochino sulla fronte e sul mento. Bobbi Brown, che è Afternoon Glow. Io adoro gli illuminanti, sono tra i miei prodotti make-up preferiti. Anche quando realizzo trucchi molto naturali mi piace aggiungere un po' di illuminante perché trovo che dia quell'aria luminosa e sana al viso che sta bene sia con i trucchi più intensi sia anche con i trucchi più naturali. Lo metto ovviamente anche sull'arco di Cupido, sul mento, sul naso, sul dorso del naso. E alla masterclass, anche un po' sulla fronte, Nikki De Rosa praticamente ci ha detto ci ha insegnato che lei lo mette anche ai lati del naso. E un po' di illuminante infatti ai lati del naso sta bene, perché comunque molto spesso ci si concentra soltanto in alcuni punti, invece devo dire che dosandolo, quindi mettendone veramente poco, potete applicare l'illuminante anche in molti più punti del viso. Dicevo prima, anche nell'angolo interno, andando verso il naso, oltre che sugli zigomi, perché molto spesso uno quando pensa all'illuminante pensa alla parte alta degli zigomi e basta. Wow, veramente bello questo illuminante. Allora, sulle labbra penso proprio che metterò uno dei rossetti liquidi di Diego Dalla Palma. Ultimamente sono proprio in fissa con i rossetti liquidi. Anzi, fatemi sapere se voi preferite i rossetti liquidi o i rossetti classici. Io in realtà utilizzo entrambi, però quando so che magari devo stare fuori tutto il giorno, comunque magari ho una serie di impegni, di eventi, preferisco un rossetto liquido perché so che lo metto e sta lì, ok? È ovvio, se mangio, lo so, una pizza, lo riapplico. E questo è il numero 11. Wow, che dire, questo colore veramente è stupendo. Dirò di più che lo sento anche morbido sulle labbra, non le sento secche, non le sento tirare. Ultimo step, spray fissante, provo con voi il Photo Finish Setting Spray di Smashbox. Anche questo è uno step che difficilmente salto quando mi trucco, anche perché lo spray fissante, oltre a fissare il make-up, toglie anche un po' la polverosità data dalle polveri, quindi rende anche il trucco più naturale, insomma aiuta un po' a fondere il trucco con la pelle. Okay, make-up finito, ho sciolto i capelli e ho aggiunto anche un cerchietto, quindi questo è il mio look per oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi anche sapere che cosa ne pensate dei prodotti che ho provato con voi, se vi incuriosiscono, se vi piacciono, se avete provato qualcosa, insomma come sempre lo sapete, aspetto i vostri commenti. Sempre poi vi lascio qui altri miei video che appunto se volete, se non avete mai visto, potete andare a vedere, ne trovate poi altri anche linkati nell'info box, ovviamente sul mio canale. Vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!